a tutti. Oggi siamo venuti a Vallenzona e abbiamo parcheggiato la macchina nel campo sportivo di sotto, che è l'unico parcheggio che c'è. E stiamo andando alla Panchinona Gigante e al Cappelletto di San Fermo a piedi. Passiamo per la strada statale asfaltata, poi al ritorno vediamo un po' se si può fare un anello e scendere giù dalla parte opposta per sentiero. Passiamo di qua perché ci fermiamo ai piani di Vallenzona, che dobbiamo oggi abbiamo una guest star, un nostro amico che è lì ai piani di Vallenzona. Ci aspetta e viene con noi. Quindi adesso stiamo andando su, lo andiamo a recuperare. Il tempo mezzo e mezzo, ma più bello che brutto. A dopo! Allora, noi dobbiamo arrivare, vediamo se ve lo riesco a far vedere, qua così. C'è la panchinona e niente, fortunatamente adesso non c'è tanto tanto sole, sennò ci sarebbe una bombazza di caldo. Speriamo che, insomma, esca il più tardi possibile. A dopo. Ecco, allora adesso vi presento la guest star Con la G con maiuscola. la G maiuscola, il professor Simon King. Eccolo qua. Saluti e baci. Oggi è con noi, gradita presenza, che facciamo il pranzetto Ci insieme. illustrerà E poi, le meraviglie del ecco, mi stavo luogo, dimenticando che il nostro cicerone. è il massimo esperto della zona, quindi Esatto, impareremo è una qualcosa da fortuna lui. oggi averlo con noi, anche se il Sì. Vabbè, nostro giro non sarà un granché, perché per questa volta non mi farò pagare, visto tutta la bella ecco, pubblicità, la prossima ci la prossima penso. volta Esatto. si potrebbe Ci anche farsi pensiamo pagare. io. Bene, comunque noi si vede di qua la panchina gigante color verde fluo. Vabbè, adesso io non lo vedo perché sono bassa. Vabbè, ma è lì in mezzo. Ancora. Arriveremo lì. Ecco qui Omar che ha avuto un momento difficile e si è liberato. Thank you.
nostro amico Simon ci ha detto che se metti l'occhio all'interno di quella stella vedi la panchina. Laggiù verde. Vediamo. Io non un vedo nulla. Vediamo un po' se non ammucchia. Quella, è vero. Allora, quello che avete visto prima è la magnifica cappelletta di San Fermo, del valico di San Fermo, ma veramente bello, bellissimo posto, 360 gradi di vista, incommentabile, infatti ho messo la musica sotto, sottofondo, perché non c'è nulla da dire. Questo qua invece è la strada, tra virgolette, comoda, che ci porta alla Big Bank. Numero non lo ricordo, comunque è verde fosforescente praticamente. E oggi non abbiamo bisogno neanche di guardare la traccia, perché ci abbiamo il nostro amico professor Simon King, che conosce perfettamente la zona e non possiamo sbagliare neanche di un millimetro. Grande, grande Simon. Sballo, guardiamo il mondo da una Big Bench. Noi ne arriviamo da quel paese lì sotto. Bene, ah, buon relax. Che bello! Comunque è bella questa panchina gigantesca. Lo so, è enorme. Anche se ne abbiamo visto anche una forse un po' più grande, vero? Amore, tutto uguali. Tutte così? Guarda! Cambia il colore. Poi c'è anche un bel panorama. Ce la mettevano proprio bellissima questa panchina. Ce la mettono dal panorama. Cioè, qua c'è la panchina. Col piede di Dani, ma levalo. Jurassic Park. Ciao! Ciao amore! Ti voglio bene. Anch'io. Anche Daniel. No, cosa stai facendo? Spegni. Eccoci, allora alla fine abbiamo preso un sentierino che costeggiava la cappelletta di San Fermo e siamo sbucati di nuovo sulla strada statale e torniamo indietro dalla stessa strada, così ne evitiamo qualsiasi pericolo, anche se pericoli non ce ne sono. E anche perché i bambini adesso la cosa principale, più importante, è andare a prendere il ghiacciolo, quindi devi andare a prendere il ghiacciolo, poco da fare. Crash Bandicoot Mode è completamente impazzito, almeno fino a che non arriva. Sta impazzendo, attenzione, tiro ferma. Invece questa è Coco Bandicoot, anche lei è impazzita, almeno fino a che non arriva a prendere il ghiacciolo. Eccoci qua,
stiamo tornando indietro da Valenzona e oggi Zoe e Daniel sono stati bravi perché alla fine la gita è risultata di 13.8 km, quindi per loro è abbastanza lunga, con 520 metri di dislivello positivo, quindi l'importante è che vi siete divertiti? Sì! Siete un po' stanchi però, eh? Sì! Va bene, dai, adesso chiudiamo tutto così almeno. Al mio tre un saluto a tutti. 1, 2, 3. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!